Un piano programmatico di interventi strutturali per la messa in sicurezza dell'area industriale di Melfi e di tutte le altre in Basilicata sarà il tema al centro del tavolo di lavoro convocato subito dopo Capodanno dal governatore Vito Bardi, che vedrà la partecipazione dei sindacati e delle istituzioni interessate. L'annuncio questa mattina nel corso di una riunione svoltasi in videoconferenza con i segretari regionali di CGIL, CISL, UIL, Summa, Cavallo e Tortorelli. Una priorità dopo la morte di Rossella Mastromartino, l'operaia 36enne investita da un autobus nell'area industriale di San Nicola alla fine del turno di notte. C'è necessità di un punto di vista comune, ora dobbiamo dare un messaggio di tranquillità a chi lavora, ha dichiarato Bardi, che dopo Natale effettuerà il suo sopralluogo nell'area dove è avvenuto l'incidente. Lo stesso argomento è stato affrontato nel pomeriggio di ieri in un primo incontro convocato dal prefetto di Potenza, Michele Campanaro. Un plauso arriva dai sindacati nei confronti del sindaco di Melfi, che ha provveduto a installare 8 fari nel tratto coinvolto e ha previsto la presenza di un servizio privato di videosorveglianza nelle ore di cambio turno per garantire attraversamenti più sicuri. Ma tutto questo non basta. I sindacati chiedono interventi definitivi e l'interdizione dell'area per garantire le opere di sicurezza, altrimenti non escludono altre iniziative dopo lo sciopero silenzioso e il presidio di un'ora davanti alle fabbriche di lunedì scorso.